Ciao a tutte, benvenute e bentornate su My Beauty Fair. Io mi sono ritagliata un'oretta in questa domenica pomeriggio perché vi voglio parlare del nuovo fondotinta Dior Backstage Face and Body. Questo è il fondotinta più chiacchierato del momento, è appena uscito, per il momento è disponibile in esclusiva online sul sito Sephora e nel negozio di Corso Vittorio Emanuele a Milano. Ma tra poco arriverà anche nel resto degli store. È il fondotinta che ha utilizzato Meghan Markle il giorno del suo matrimonio e da quando si è diffusa la notizia, insomma, le chiacchiere non si sono fermate un attimo, la voglia di provare questo fondotinta ha contagiato tutte ed è per quello che io l'ho arraffato al volo non appena fatto la sua comparsa sul sito Sephora ad inizio della scorsa settimana. Inizialmente ero molto dubbiosa sul fatto di acquistare o meno questo fondotinta, perché io negli anni ho provato praticamente tutti i fondotinta Dior in sample size e mai nessuno ha fatto al caso mio. Io non so come mai, ma trovo che i fondotinta Dior mi stiano da cani, mi invecchino la pelle in un modo incredibile, mi enfatizzino pori, linee d'espressione, texture della pelle, mi fanno anche i difetti che non ho. E soprattutto trovo che abbiano una gamma colori terribile che vira sempre in ogni caso sul pesca, sul rosato e niente mai fa il caso mio. Quindi diciamo i precedenti con Dior per quanto riguarda i fondotinta non sono mai stati positivi e la paura di prendere una cantonata era piuttosto alta. Alla fine mi sono decisa, ha vinto la curiosità, anche perché vi dico la verità, avevo troppo voglia di utilizzarlo e per parlarne con voi, quindi per farvi sapere la mia opinione, quindi ho deciso di acquistarlo. Sono 4 giorni che lo utilizzo non stop, l'ho messo alla prova anche in giornate molto piene, molto intense e molto calde, quindi penso di averlo messo ad un banco di prova piuttosto impegnativo. Ora smetto di chiacchierare, vi lascio al video dove vedrete l'applicazione e dove vi racconterò come sempre le mie onestissime impressioni su questo prodotto, ma prima fatemi un favore, se non l'avete ancora fatto, non vi dimenticate di iscrivervi al canale. Ormai l'avrete visto tutte, ma lui è il nuovissimo Backstage Face and Body Foundation di Dior. Questo è il packaging, la scatolina argentata con la dicitura Backstage, mentre il flacone è questo qui. È un flacone secondo me bellissimo, è veramente riuscito, primo perché si differenzia notevolmente da quelli della gamma standard di fondotinta Dior, ma anche perché è un packaging completamente innovativo per qualsiasi altro brand. Il flacone è morbido, come vedete è in plastica molto morbida ed è completamente satinato, ma di un satinato veramente piacevole al tatto che sembra quasi velluto. È molto leggero, resistente, pratico anche per viaggiare o per portarselo in giro perché non pesa, non si rischia di romperlo se cade e lo trovo veramente un packaging ben riuscito. Come sapete, io trovo che i prodotti debbano avere un'ottima qualità, ma anche l'occhio vuole indubbiamente la sua parte. E qui direi che l'occhio è pienamente soddisfatto. Secondo me le particolarità vere di questo prodotto sono due, ovvero uno il fatto che, come suggerisce il nome, è un fondotinta che può essere utilizzato non soltanto sul viso ma anche sul corpo, cosa che trovo particolarmente utile soprattutto visto il periodo estivo, perché ci sta che comunque il corpo abbia qualche discromia, qualche imperfezione che vogliamo uniformare, oppure anche che insomma decidiamo di dare un tocco di colore sia utilizzandolo da solo che magari mixandolo con un po' di idratante. La seconda particolarità è il fatto che questo fondotinta è disponibile in 40 tonalità, ma la cosa bella non sono soltanto le 40 tonalità, ma sono i ben 5 sottotoni in cui è disponibile. Abbiamo il sottotono neutro, il sottotono warm, quindi quello più dorato, più caldo, più giallo, il sottotono cool rosy, che è quello più freddo e più rosato, il sottotono peach, pescato e finalmente, cose che io e so che anche tante altre di voi aspettavamo da una vita,
Esiste anche il sottotono Warm Olive, quindi caldo ma con una sfumatura più verde, più olivastra. Io l'unico fondotinta che sono riuscita a trovare con un sottotono olivastro è stato il Light Wonder di Charlotte Tilbury, ma soltanto nella tonalità 6, perché solo la tonalità 6 è olivastra. Ma non mi era mai, e dico mai, capitato di trovare altri fondotinta col sottotono olivastro. Quindi anche solo per questo trovo che da Dior abbiano fatto un ottimo lavoro. Io ho acquistato questo fondotinta nella tonalità 4W, quindi warm. Avrei voluto acquistarlo nella tonalità 4 Warm Olive, ma sul sito Sephora, per il momento è un'esclusiva limitata al sito Sephora, ma a breve arriverà anche in negozi, non era disponibile. Avevo troppa fretta di acquistarlo e quindi ho optato per la tonalità warm, senza sottotono olivastro. In realtà non va poi così male, perché io ho un sottotono olivastro più durante l'inverno. Quando inizio a prendere il sole, la mia pelle perde un po' quel tono olivastro. Quindi per il momento 4W è una tonalità perfetta e insomma mi do anche una pacca sulla spalla, perché sono riuscita a beccare la tonalità soltanto guardando gli swatch online, quindi insomma ho fatto un buon lavoro anch'io. Secondo Dior, questo è un fondotinta dalla performance professionale, waterproof e sweat resistant, quindi dovrebbe resistere all'acqua ma anche al sudore e anche agli ambienti particolarmente umidi. Ha una coprenza modulabile, perché potete scegliere di applicare uno strato leggero, due strati o addirittura tre, e stratificarli uno sopra l'altro fino a raggiungere la coprenza che desiderate, e ha un finish luminoso ma naturale, quindi sulla carta diciamo che ha tutto quello che potremmo desiderare da un fondotinta, soprattutto considerato il periodo estivo. Allora, io lo shakerò bene, la formula è veramente liquidissima, ragazze, proprio, cioè non so se lo sentite, ma io da qui sento proprio il rumore dell'acqua che shakera. Io l'ho utilizzato per 4 giorni di fila e l'ho applicato in tutti i modi, sia con le mani che con la beauty blender che con il pennello. Trovo che il modo migliore per applicarlo siano le mani o il pennello, io preferisco il pennello. La beauty blender, vista la texture molto liquida, tende ad assorbire tanto prodotto, quindi a farvene sprecare di più, e soprattutto in un primo momento sembra quasi che dia un'applicazione un po' opaca, un po' macchia, un po' irregolare, cosa che poi si risolve andando avanti con l'applicazione, ma inizialmente insomma non è così piacevole, diciamo, come prima impressione quando lo applicate. Svitato il tappo, ecco, notate subito che già da qua, dopo che l'ho shakerato, la formula liquidissima sta uscendo. Ha questo dosatore qui che evita, che dovrebbe evitare in realtà che fuoriesca troppo prodotto. In realtà, se lo shakerate abbastanza vigorosamente, come la formula liquida richiede, un po' ne esce, ma pazienza, non è un gran problema. La formula è piuttosto liquida, però io lo preferisco perché vuol dire che è un prodotto di solito dalla texture più leggera e che si applica e si setta più facilmente. Allora, lo prelevo con il pennello ed inizio a applicarlo sul viso. Allora, come vi avevo anticipato, la tonalità per me è perfetta, infatti si vede pochissimo lo stacco di colore. L'ho applicato su metà del viso, ma il prodotto sulla mano è già terminato, quindi ho bisogno di un altro po' di prodotto. Si sfuma veramente con una facilità incredibile. Potete tranquillamente utilizzare le mani, ma io preferisco usare un pennello perché non mi piace sporcarmi le mani e le unghie. Ma soprattutto, ragazze, questo fondotinta è leggerissimo, si setta alla velocità della luce. Ma vi lascio il tempo comunque di lavorarlo, non è che appena lo appoggiate sul viso si asciuga e non riuscite più a trascinarlo e vi crea macchie. Veramente si setta sul viso con una velocità incredibile e, ve lo assicuro, ha il finish più naturale che io abbia mai visto in tutta la mia vita. Certo, ci sta, essendo un fondotinta che può essere utilizzato sia sul viso che sul corpo, non potevano di certo fare un fondotinta matte o un fondotinta troppo luminoso, perché questo avrebbe, diciamo, alterato l'aspetto normale della pelle, quindi si sarebbe visto lo stacco, dove il prodotto veniva applicato, dove non veniva applicato. Quindi sicuramente è una caratteristica intrinseca nella tipologia di prodotto. Sul viso io credo che sia uno dei prodotti
che dà un risultato più naturale, ma soprattutto una volta che beccate la tonalità e il sottotono perfetti per voi, veramente non si vede ad occhio nudo. Cioè, io ho passato mezza pausa pranzo sotto il sole con uno specchietto a guardarmi il viso da tutte le angolazioni per vedere se si notava il prodotto sulla pelle. No, zero. È incredibile, si fonde con l'incarnato, non vi sembra assolutamente di avere niente addosso, non ha la sensazione di prodotto pesante sul viso, non c'è la sensazione di prodotto umido che rimane in superficie perché è completamente asciutto. Sembra che abbiate applicato una crema idratante, non sembra che ci sia nessun prodotto di make-up e tenete conto che io l'ho applicato senza utilizzare primer, ma soltanto applicando la crema idratante e la mia normale skincare routine un'ora fa, circa un'ora fa. Un'altra cosa che mi ha lasciato sconvolta, in positivo ovviamente, quando ho utilizzato questo prodotto è il fatto che, come avete visto, io ho applicato il prodotto prima sul dorso della mano e ho utilizzato il dorso della mano come se fosse una palette per prelevare il prodotto. Io non so se adesso voi riusciate a vederlo, ma normalmente con tutti i fondotinta, quando si fa questa cosa qua, succede sempre che poi ci si ritrova con la macchia arancione, perché poi si ossida o comunque rimane lì in abbondanza, di fondotinta che dobbiamo andare a togliere con lo struccante oppure con un quintale di sapone. Ecco, guardate un po' qua, non c'è niente. Cioè, non si vede nessuna macchia, non si vede niente di niente e vi assicuro che comunque non sono stata lì a prelevare ogni singola goccia di prodotto. Ho semplicemente riempito il pennello, l'ho applicato e ho lasciato qui la parte in più. Io spero davvero che lo possiate cogliere dal video. Finisce naturalissimo, sembra che io non abbia su niente. Come vedete, applicandone soltanto uno strato, come ho fatto io, le mie macchiette, le mie lentiggini si vedono benissimo, non sono assolutamente coperte, cosa che a me piace, che io apprezzo. Però voglio provare assieme a voi a stratificare anche il prodotto. Questa volta lo applico con la Beauty Blender per cambiare un po', per vedere se riusciamo a modulare un po' la coprenza. Direi sicuramente di sì. Già soltanto applicato su questo lato del viso, io noto comunque una coprenza diversa rispetto a qua. Qui ad esempio, non so se voi lo notate, ma io qui in questa zona noto molto meno le lentiggini rispetto a qua. Sì, sicuramente modulabile e nonostante questo, ragazze, io continuo a non sentire niente sul viso. Il prodotto continua ad essere assolutamente asciutto, il finish è non naturale, di più, veramente sembra proprio pelle. Mi scoccia dire luminoso naturale, perché luminoso naturale lo diciamo sempre, ma in questo caso è proprio vero, cioè la luminosità è proprio diffusa ed è quella tipica della pelle nuda, della pelle senza niente. Non faccio in questo momento un test di tenuta, di resa sul viso, ma spero che vi fidiate di me se vi dico che ho utilizzato questo fondotinta gli ultimi 3-4 giorni, gli ultimi 3 giorni di lavoro della settimana. Ho fatto diverse commissioni, mi sono spostata su e giù per la città, io sono andata a lavoro a piedi e sono tornata a casa anche al pomeriggio a piedi, sotto il sole, perché questi giorni era caldissimo. Io vi assicuro che il mio fondotinta non si è mosso di mezzo centimetro, ma non solo, nonostante insomma la fatica e il caldo, io ho notato solamente una leggerissima lucidità qui al centro della fronte, ma per quanto riguarda tutto il resto, zero di zero, cioè era come se io mi fossi appena truccata. Anche se mi sentivo accaldata e sudata, se mi guardavo allo specchio e mi toccavo il viso, io sentivo il viso asciutto. Quindi mi espongo perché secondo me questo è l'unico fondotinta su cui io abbia mai messo le mani che mi sembra essere adatto a tutti i tipi di pelle, alle miste, alle grasse, alle pelli normali come la mia, ma anche secondo me alle pelli secche, perché io sento che il mio viso mantiene l'idratazione tutto il giorno e non risulta segnato, appesantito, seccato, disidratato in nessuna zona. Due aspetti secondo me importanti da tenere in considerazione nel valutare l'acquisto di questo prodotto sono il fatto che è un prodotto
prodotto che ha una profumazione abbastanza intensa, tipica dei prodotti Dior. Non è fastidiosa perché comunque è abbastanza fresca, floreale, piacevole, però bisogna stare attenti perché nel caso in cui ci sia qualcuno che ha la pelle che reagisce alle profumazioni, insomma, magari è meglio testare il prodotto prima di acquistarlo direttamente in full size. La seconda considerazione che voglio fare assieme a voi riguarda il prezzo. Il fondotinta Backstage costa 38,90€ e contiene 50 ml di prodotto. I normali fondotinta contengono nel 99% dei casi 30 ml di prodotto e per quanto riguarda gli altri fondotinta di casa Dior come lo Star, il Forever o gli altri, il prezzo si aggira sui 44-45€ appunto per 30 ml di prodotto. Quindi questo costa meno, contiene più prodotto e già per questo insomma è sicuramente un plus da considerare, ma io ho notato però che tendo, nonostante io preferisca una coprenza leggera, uno strato sottile di prodotto, tendo ad utilizzare più quantità di prodotto di lui rispetto a quella che utilizzo per altri fondotinta normali, quindi alla fine della fiera, soprattutto se scegliete di modulare il prodotto, di applicarne due strati perché volete magari una coprenza un po' più alta, secondo me a livello di consumi siamo sullo stesso livello. Qui ci sono 50 ml, però secondo me potrebbero essere consumati con la stessa velocità con cui si consumano i 30 ml di un fondotinta tradizionale. Ad ogni modo ne abbiamo di più e costa di meno, che è già una gran bella cosa. Quindi ragazze, io trovo che sia un prodotto fenomenale. Se dovessi girare oggi il video sui top 5 fondotinta preferiti della mia vita, io lo includerei, nonostante lo stia utilizzando soltanto da 5 giorni. Trovo che sia veramente un prodotto ottimo, ha una resa incredibile, una tenuta allucinante, soprattutto per un fondotinta così leggero e così naturale, è veramente pazzesco. Di solito i fondotinta a lunga tenuta sono quelli più densi, più coprenti, più intensi, più pastosi, e invece lui è completamente l'opposto. Trovo che sia un prodotto ottimo, che può andare bene per tutte le stagioni, ma soprattutto per il caldo, secondo me è pazzesco. Io non vedo l'ora di metterlo alla prova ad un matrimonio che avrò fra una settimana sotto il caldo cocente, perché secondo me lì sarà veramente il test definitivo e poi vi farò sapere. Per il momento è disponibile online sul sito Sephora, ma fisicamente in negozio soltanto nello store di Milano Corso Vittorio Emanuele, ma nelle prossime settimane, nei prossimi giorni arriverà anche in tutti gli store, quindi se lo volete acquistare e non avete fretta smaniosa come la mia di acquistarlo al volo, vi consiglio di aspettare che arrivi nei negozi in modo tale almeno da consultare, insomma da vedere le gamme colori dal vivo, magari farvene dare un campioncino e poterlo provare prima sulla pelle. Io ho notato che non ossida assolutamente, non si scurisce, quindi la colorazione che vedete nel flacone è e rimane. Provatelo tutte, perché secondo me è veramente un prodotto ottimo e ben riuscito. Non ho provato per il momento nulla del resto della gamma Backstage, mi incuriosisce molto la palette per il contouring, ma preferisco vederla dal vivo, quindi aspettare qualche giorno per poterla vedere nei negozi e magari cedere all'acquisto. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto e se il fondotinta vi ispira, mettete un bel pollicione a questo video e come sempre, io lo ripeto ogni volta, se avete dubbi, domande alle quali non ho risposto, curiosità o qualsiasi tipo di richiesta, scrivetemelo sotto che rispondo a tutte stra volentieri. L'ultimo favore che vi chiedo è quello di cliccare su questo bottone per iscrivervi al canale nel caso non l'abbiate ancora fatto e di aspettare fino a giovedì quando ci vedremo con un nuovo video. Ciao a tutte, buona giornata!